Eccoci ragazzi, oggi 7 gennaio, Ugo Vizza, neve zero, ma noi l'andremo a cercare sul monte Acomizza e naturalmente dobbiamo cercare di uscire fuori da questa nebbia. Adesso stiamo sotto, ma tra un po' dovremo entrarci dentro e naturalmente uscirne fuori. Ce la faremo? Sì, certo, certo. Nuovo spettacolare giro anche oggi per il Friul Bikers MTB Group. Dalla graziosa località di Ugo Vizza nel comune di Malborghetto prende inizio il nostro itinerario. La strada comincia subito a salire lungo il vallone di Ugo Vizza con una piacevole pendenza che ci consente di scaldare progressivamente i muscoli e raggiungere in breve l'imbocco della Val Filza. Prendiamo la strada parallela di sinistra che dopo poche decine di metri si stacca dalla prima verso nord fino a raggiungere le malghe di Uqua. Entrati nella nebbia continuiamo a salire sempre in moderata pendenza fino a raggiungere località La Rotonda, in corrispondenza della quale si trova una cappelletta dedicata a Sant'Uberto. Usciti finalmente dalle nuvole, procediamo lungo una pista forestale marcata CAI 507A che dobbiamo affrontare a piedi a causa del folto strato di neve. Tuttavia la fatica viene smorzata dagli splendidi panorami sulle prospicenti Alpi Giulie che emergono da un suggestivo mare di nubi. Raggiunta la radura della Comizer Alm, ai piedi del monte Acomizza, un meritato spuntino a questo punto è d'obbligo. Ripieghiamo ora a sud lungo il sentiero CAI 508 che corre in quota costringendoci a spingere difficoltosamente le bici sull'abbondante accumulo di neve. Oltrepassata la selletta in corrispondenza della cresta sul versante meridionale del monte Acomizza, la neve poco a poco scompare e ha inizio il piacevole sentiero che dopo una serie di tornanti ci guida al rifugio forestale Cima Muli. Qui troviamo un'ampia pista forestale che seguiamo sempre in discesa fino in corrispondenza di un evidente bivio nel quale ci teniamo a sinistra. Una breve risalita e ha inizio l'entusiasmante sentiero denominato Arlecchino che corre sinuoso nella faggeta. La prima parte del tracciato, che alterna tratti rettilinei alternati a curve strette, non presenta particolari difficoltà. Nella seconda parte della discesa, il sentiero è spesso rovinato a causa delle acque di scolo che lo hanno reso nel tempo molto dissestato. Dobbiamo di conseguenza mettere in atto tutte le nostre abilità per riuscire ad affrontare alcuni passaggi decisamente tecnici ed impegnativi. Raggiunto Camporosso, intercettiamo a sud dell'abitato la ciclovia Alpe Adria che seguiamo a ovest in blanda discesa fino a raggiungere Ugo Vizza, punto d'arrivo del nostro itinerario. Eccoci Marco, ancora qualche decina di metri e poi entriamo nella nuvola, nella nebbia. Eccoci ragazzi, usciti dalla nebbia, finalmente il sole qua. Andrea, sei in versione termica oggi. Caldo, vero? Si sta benissimo. Si sta veramente da Dio. Di Sonne ist mit mich, alla cappella Hubert. Qui siamo alle prese col miele ghiacciato di Marco. Non viene fuori. Invece la mia banana era al caldino nello zainetto e devo dire che la banana in montagna ha un gusto che ci guadagna. Eccoci ragazzi, siamo arrivati in prossimità della sella Acomizza. Qua impossibile pedalare, quindi si spinge un po' le bici, ma lo spettacolo è veramente impagabile. Qui si va esclusivamente a piedi, sfruttando le orme delle ciaspole. Raggiunta la sella Acomizza, qui abbiamo trovato tre
terre bipedi come noi, però senza ruote. Ecco qua, insomma, è bellissimo, c'è il sole, però c'è un po' di venticello fastidioso che prima non l'abbiamo rilevato. Thank you.
Eccoci ragazzi, anche oggi un giro super. Dovevamo guadagnare la cima della Comizza, però c'era troppo vento, quindi abbiamo deciso di raggirarla. E tanta neve. Tanta neve, però la discesa è stata spettacolare.